del regno dei cieli si impadroniscono i violenti, cioè coloro che affrontano con coraggio le prove che la vita pone loro davanti. Il violento agisce d'impulso e usa tutta la sua forza per dominare l'altro. Il violento per la causa di Dio, invece, è colui che usa tutta la sua forza per lottare contro il male e dominarlo. Ecco a quale tipo di violenza ci invita Gesù con la parola del Vangelo di oggi. Dobbiamo, prima di tutto, fare violenza al nostro egoismo per dominarlo e trasformarlo in altruismo. Non è facile farlo perché non sempre siamo consapevoli dell'esagerato egoismo che a volte ci porta a prendere decisioni contro l'amore di Dio e degli altri. Ricordiamo che la felicità non si conquista con la saturazione di tutti i bisogni dell'uomo, anzi, la pienezza della vita sta proprio nel donarsi nell'amore a qualcuno. A cos'altro dobbiamo fare violenza? Ognuno ha i suoi difetti e debolezze e quindi deve trovare nel proprio cuore l'ostacolo che potrebbe non permettergli di entrare nel regno dei cieli. Sono però necessarie meditazione e preghiera per scrutarsi dentro senza vergogna o timore. Cosa in questo momento della mia vita mi rende infelice e insoddisfatto di me stesso? La risposta a questa domanda è il punto di partenza per cominciare ad uscire dal vicolo cieco del nostro egoismo. La parola che oggi ci regala il Vangelo è altruismo.